Ce l'abbiamo fatta, li abbiamo battuti! Bene, Sara, andiamo! No! Felix, cosa stai facendo? Non posso lasciare andare via Sara. Ma come? Ti abbiamo appena salvato! Non ho mai chiesto il vostro aiuto! Felix, tu non sei uno di loro, ora sei libero di andartene! Ma perché fai questo? I quattro fari non sono ancora tutti accesi. Vuoi accendere tutti i fari? Ma è ridicolo! Sapevo che l'avresti detto, ma li accenderò comunque! Aspetta un attimo, se vuole accendere i fari ora, lui è il nostro nemico, giusto? No! Che tu sia amico o nemico, non mi impedirai di portare Sara con me! Spero che tu non creda di esserti liberato di noi! Sto per morire! Staruzzi! Forse no, ma per voi al momento non vi reggete in piedi. Al momento è vero, ma ci riprenderemo presto, appena faremo questo! Clink, clink, clink! Bel colpo, Saturos! Oh no! Ha tirato l'astro elementare nel faro! Com'è potuto succedere? Non abbiamo potuto impedire che accendessero il faro! E non è tutto! L'energia del faro ci ha ricaricato! Com'è possibile? L'elemento del faro di Venere è la Terra, giusto? E allora, come può venire dare energia agli adepti del fuoco? E questo è quello che già io vi dissi probabilmente anche a inizio serie. Quello che sta per succedere qui non ha senso, o meglio, ha senso di storia ma non ha senso di gameplay. È una vera e propria ingiustizia quello che sta per succedere. Tra il fuoco e la terra c'è una speciale simbiosi. La luce ci farà recuperare psicoenergia. Vi sfideremo tutte le volte che servirà e non perderemo. Ne sei sicura? Ci avete battuto una volta. Ma ora vedrete tutta la vera potenza del gruppo del fuoco del nord. Il gruppo del fuoco del nord? Guardate la vera potenza che proviene dalle aspre terre del nord. Lasciate perdere, se vi abbiamo battuti una volta possiamo rifarlo. Vai Felix, prendi Sara e scappa. Come? Adesso posso? Esatto. Dopo questa lotta potremo non avere la forza per proteggere Sara. Devi portare Sara alla nave. Scappiamo, forza. Cosa aspetti? Vai! No, non posso lasciare che l'affrontiate da soli. Vorresti forse dire che non vuoi perdere Geco? Chissà se è vero. Che cosa? Non ti dispiacerebbe un po' di veder morire il tuo amichetto d'infanzia? Che stai dicendo? Sto dicendo che sei qui per proteggere questo tuo vecchio amico. Credi davvero che io voglia aiutare questa gente? Diciamo che la cosa non mi stupirebbe. E tu, Saturos, la pensi anche tu? Non credo, ma farebbe meglio non destare il nostro sospetto. Ora sei tu che mi stai dicendo cosa è meglio fare. E va bene, porterò Sara alla nave. Andiamo, Sara. Aspetta, Felix, non ti lasceremo andare. Felix è l'ultima cosa di cui dovresti preoccuparti. Ehi, si stanno illuminando. È giunta l'ora che voi conosciate la vera potenza. Piu, piu, piu. Stanno traboccando in psicoenergia. È troppo tardi per scappare. Ehi, si stanno unendo! Si sono fusi uno nell'altra! State indietro! Che figata sta entrata, Dio mio! Che rompe addirittura lo schermo! Fusion Drago! Ed ecco l'ingiustizia, tu sei a corto di pipì! Oh no! Allora... Quello che sto per fare potrebbe essere pericoloso, ma dobbiamo farlo! Dobbiamo farlo! Allora, Garrett, tu proteggici tutti per il momento. Tu, lo so, almeno un turno lo devi fare. Al prossimo ci pensiamo. Mia a questo giro deve curare tutti due volte almeno. Bello sto attacco è bellissimo. È la loro versione di Meteor. Dio mio.
Per fortuna che siamo vivi ancora. Non è effetto, meno male. Allora, è il momento. Azzeramento. Lancia angelica. E tu? Già. Aumenta PS, meno attacco, sonno duro, PS alla squadra, cala la difesa, cura i problemi di status e KO. Allora, io farei i PS della squadra e anche tu. PS squadra. Sorgiva! Beh dai, non male. Ha tirato su tanto quanto ha tirato su mia. Adesso ci fa break, sicuro. Ce lo fa di sicuro. Super salute! Lutto di fuoco. Sto attacco è bellissimo, porca miseria. Lo detestavo da bambino quando succedeva, ma è bellissimo. Veramente stupendo. Ed è incredibile che fosse un gioco per Game Boy Advance questo. Incredibile. Dunque. Tu continua. Tu ancora un turno? Sì, dai, per favore. Tu ancora. PS facciamo nessuno. Meno attacco. E tu ancora una volta cura tutti. Adesso mi fa break sicuro, me lo fa di sicuro. Super salute. Ok, meno male. Solo sto attacco riesce a usare oggi, veramente? Il problema è che fa un sacco di danno solo a noi. Solamente a noi fa danno. Comunque, di nuovo azzeramento. Tu se riesci... no, inizia ad attaccare, vai. Perfetto. Sonno duro no, nemiche... Caliamo la difesa e tu ancora una volta. Mi dispiace ancora mia, ma devi curarci. Buono, però non ha abbassato la difesa. Peccato. Dai. Belle le fiammate così, fighissime. Azzeramento. Tu, per sicurezza, facci ancora un giro di difesa. E tu, per l'ultima volta, vediamo. Cosa perdiamo? Ah, solo super salute, vabbè, in realtà... cura i problemi di status, no. Aumenta PS, sono duro. Ne dubito che succederà. Però Dai che ci arriviamo. Bruma! 140 in realtà. Non è neanche male. È stato un attacco extra alla fine. Bel colpo. Basta questo attacco, fammi qualcos'altro. Ho capito che è il tuo attacco più forte, però. E ora credo che useremo per la prima volta l'evocazione d'acqua. È la prima volta che usiamo Borea. Tac. Il punto è su chi ce lo utilizziamo. Ivan ha 101 di attacco al momento, lei 104. Il che vorrebbe dire che se riportiamo Ivan al massimo gli aumentiamo l'attacco. Quindi farei usare l'evocazione proprio a Ivan. Va bene. Azzeramento. Colpo rapido. Borea. E tu ovviamente ci curi. Oh, incredibile, per la prima volta attacchiamo prima noi di Ivan. Fa la granita. Seppellito da un mare di ghiaccio. 991. Che è ovviamente la sua debolezza, l'acqua. E anche per quello che l'ho voluto fare. Dunque. E che palle, basta questo attacco. Ivan lo sapevo che avrebbe subito. Ivan a questo giro subiva bellamente. Dunque, azzeramento. Ancora una volta, protettore. Ancora una volta. Non so se attaccare o... aumentiamo l'attacco. E tu, ovviamente, curi tutti. Soprattutto Ivan, che ne ha bisogno. Ivan deve riprendere un sacco di velocità. E vorrei che non morisse, tra l'altro.
Super salute! Bravissima mia! Non me lo ricordavo sto attacco! Bello! Guardalo che si accaniscono su di Ivan, che ovviamente è il più indebolito qua. Bene, bene, bene. In teoria abbiamo l'attacco maxato. Questo vuol dire che possiamo attaccare senza nessun ritegno. E proviamo con Grandine, vediamo quanto gli facciamo. E tu, ovviamente, mi dispiace mia. No, volevo usare un attacco d'acqua. Vabbè. Catta! Ma come abbiamo potuto perdere? Siamo superiori in tutto, ma siamo stati battuti. Bella scena. Ce l'abbiamo fatta. Li abbiamo battuti, ma è davvero, abbiamo vinto. Certo. Anche se non abbiamo impedito che accendessero il faro. È una grande vittoria. Di che state parlando? Abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Ma abbiamo potuto salvare il faro di Venere. Non abbiamo potuto salvare il faro di Venere, ma li abbiamo battuti, e per sempre. Li abbiamo visti cadere nel fossato. Tra parentesi, io c'ho il dubbio su questa cosa. Un vaghissimo ricordo di, appunto, lo stage. Mi sembra che li rivediamo, forse solo in un flashback, forse solo in tipo una versione fantasma. Ma ho sto vago ricordo. Quindi non dobbiamo preoccuparci, non verranno accesi altri fari. Ma Felix se n'è andato e ha preso Sara. E ha ancora un nastro, tra l'altro. Che succede? Voi state tutti bene? Geco, cosa stai guardando? Quello stiamo guardando. Nessuno di noi quattro che vada ad aiutare una persona in pericolo. Ah no, è ancora qua. Scherzavo, il pericolo arriva tra poco. Li hai sconfitti. Nessuno conosceva meglio di me il loro potere. Se tu li hai distrutti, allora io non posso competere con... Allora io non posso competere con te, Geco. Devo andare. Vieni, Sara. Aspetta, Felix. Perché scappi? Sono precipitati, è tutto finito. Poveri sciocchi. Se pensate che sia tutto finito, vi sbagliate di grosso. Se vuoi ancora accendere gli altri fari, ti servono... Gli astri elementali? Li ho, uno. Se ne sono andati, Felix. Non sei costretto ad accendere gli altri fari. Ma lo farò. Se non accenderò i fari... Cosa accadrà? Non ha senso parlarne. Aspettate e vedrete. Se non liberi Sara, ce la riprenderemo. Questa è una scena bellissima. Il faro! Geco, sono troppo distanti, non possiamo raggiungere Felix. Ma c'è dell'altro. Una luce proviene da qui sotto. Scaccata bombe! No, Sara! Resisti, Sara! Prendi la mia mano! Non posso! Provaci, altrimenti cadrai! Ma sei lì a due passi. Guarda, le fondamenta del faro si stanno sgretolando! Perché sta succedendo questo? È per proteggere il faro di Venere! Sto cadendo, non posso resistere a lungo! No, non mollare, non puoi mollare! Addio Felix, e grazie! Sara, non puoi morire! E per la prima volta appare la nostra icona con un dialogo di testo. Sara è caduta dopo l'ultima scossa. Felix non si sarà mica buttato in mare per salvarla, vero? Non posso credere che sia saltato da un'altezza così alta. Da una tale altezza, però. Felix, che idiota! Non posso credere che volesse accendere gli altri fari. Se non fosse stato per questo incidente, avremmo potuto sfidarlo, dovuto. Ma si è sacrificato per salvare Sara. Non è come Saturos. Non so che fare, Geco. Dobbiamo decidere la prossima mossa.
cosa facciamo? Che cosa possiamo fare? Che ne sarà stato di Jen e degli altri a Hidejima? Ah, sì, mi ero completamente dimenticato di Jenna. Geko, ascolta, dobbiamo trovare Jenna. Guarda, Geko si è finalmente ripreso. Perché eravamo ancora storditi? Non dovremmo andare subito a cercare Jen e gli altri, certo. Sarebbe ora che mi dessi ragione qualche volta. Geko, dovrei dire a Jen di Felix. So che sarà dura per lei, ma dovrei cercare di farle coraggio. E io? C'è il gioco apposta. Che c'è, Garrett? Stavo pensando, come facciamo a scendere ora? È vero, andare via da qui non sarà davvero facile. Ah beh, il problema è risolto. Che cacchio è successo? È tutto tornato alla normalità. Che strano, ma cosa sarà successo in questo posto? Credo che non lo sapremo mai. Neanche noi. Forse la forza della Terra risvegliata dal faro di Venere ha riportato le placche tettoniche in modo che il faro venisse... Non lo so, sto ipotizzando. Comunque ora potremmo cercare Jenna e gli altri. Va bene, andiamo Geko. Dobbiamo andare a cercare Jenna. Andiamo allora. Che bello. Sono contento. Ma nonostante una lunga ed estenuante ricerca, Jenna era introvabile.